Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Silvia e sono un'igienista naturale. Sono entrata in un supermercato e mi sono immedesimata, come al solito, nell'italiano medio che cerca di comprare dei prodotti sani. Quindi ho preso un po' di prodotti guardando solamente l'etichetta frontale e quindi adesso assieme andiamo a vedere l'etichetta retrostante per vedere quali sono gli ingredienti e se veramente corrisponde. I primi due prodotti che ho scelto sono queste due mozzarelle. Una è una mozzarella classica da latte vaccino e l'altra è una mozzarella vegana. Allora, la prima Invernizzi Mozzarì. Sono stata attratta perché io non faccio un gran uso di questi latticini, però ripeto, mi sono immedesimata nell'italiano medio. Io personalmente mi vanto di non essere un italiano medio. Qui c'è scritto succosa bontà solo latte italiano. Quindi vado a vedere effettivamente il latte, no, paese di mungitura Europa. Quindi qua abbiamo latte di Europa. Avete presente quanti paesi compongono l'Europa? Benissimo. Quindi non c'è latte italiano, ma c'è un latte che è stato munto all'estero, non si sa con quali regole. Sì, ok, le regole europee le conosciamo tutti. E poi è stato lavorato in Italia. Poi qua dentro ovviamente ci hanno messo il sol. Allora, la quantità di sale è esagerata, 0,70 grammi per ogni 100 grammi ed è tantissimo. Il sale non dovrebbe mai superare lo 0,50 per 100 grammi. E poi ci hanno schiaffato il solito acido citrico, un coagulante, serve appunto per creare il coagulo, ma è economico. Ecco, se voi volete dei formaggi validi, vi dovete rivolgere a delle aziende piccole, come ad esempio la Chinara, e non è una sponsorizzazione. E lì viene utilizzato del caglio vegetale che viene da fiori, da piante di un certo livello e non questo acido citrico che poi ci rovina le ossa. Quindi state ben attenti quando comprate la mozzarella, siate molto selettivi e cercate bene e girate sempre la confezione. Poi sono stata molto attratta da questa qui vegana. Allora, sopra c'è scritto ricetta vegana a base di mandorle prodotta da IoVeg. Beh, questa sicuramente è sana. Allora, dentro ci hanno messo ideale per accompagnare insalate e farcire pizze. Sì, vabbè. Allora, acqua, farina di mandorle, olio di cocco, olio di colza, cioè olio di colza, di cosa stiamo parlando? Olio di colza. Farina d'avena fermentata senza glutine. Ok, ci sta. Poi per quanto riguarda il sale, nei prodotti vegani di solito il sale ha dei livelli imbarazzanti e alti, e io non riesco a trovarlo. Eccolo qua: sale, c'è qua, c'è 1 grammo per ogni 100 grammi, quindi c'è una percentuale ancora più alta degli Invernizzi. Quindi questi sono 200 grammi. Quindi, se io mi mangio tutta questa mozzarella, poi magari ci metto anche un po' di sale sopra, i miei organi poi finiscono in salamoia. Poi non ci lamentiamo che stiamo male, vero? E che abbiamo gli acufeni. La causa è anche di questa roba qua, soprattutto i vegani, che sono una categoria di persone che sono sfruttati, sono trattati come degli zimbelli, cioè gli propongono dei prodotti, adesso andiamo anche a vederlo con un altro prodotto, che veramente sfiorano il ridicolo, io direi quasi delinquenziali, ma questa è una mia opinione personale. Quindi qui ci hanno messo regolatore di acidità e una serie di addensanti chimici, conservanti e aromi. Quando c'è scritto solo aromi vuol dire che sono artificiali, altrimenti c'è scritto aromi naturali. Ma la finite di mettere gli aromi? Ma quando è che la finite? Ovviamente mi rivolgo alle aziende, non a voi che state guardando. Invece voi dovete finirla di comprare questa roba, perché siamo noi che determiniamo la produzione di questi alimenti. Soprattutto i cari vegani che pensano di mangiare sano, invece sono super intossicati. Quando faccio fare la detox, a proposito, chi è interessato, sul mio sito trovate il PDF per fare la detox in autonomia e ve lo dico con il cuore, ne avete bisogno. Quando faccio fare la detox ai miei clienti, sono soprattutto i vegani che hanno dei risvolti
inaspettati, quelli che pensano di essere sani, mentre gli onnivori hanno meno tossine alla fine, paradossalmente. Con questo non voglio dire di mangiare carne e pesce. Io personalmente sono vegetariana, tendenzialmente vegana, non del tutto, però è solo per dirvi che comunque l'onnivoro spesso questa roba non la compra. Quindi diventate vegani per cosa? Poi dopo, niente, insomma, penso che sia già abbastanza. Quindi io veg, sì, io veg, diceva io Tarzan to Jane. Sempre sulla scia dei latticini ho trovato questa azienda qua, Azienda Agricola Poli. Non sono sponsorizzazioni, io li compro questi prodotti. Magari trovassi un'azienda che mi vuole come sponsor, pagandomi. Accetterei volentieri, però ovviamente la recensione è sempre fedele. Allora, Azienda Agricola Poli, questa qui è latte intero di capra biologico. Sempre preferire i latticini di capra perché l'essere umano ha migliaia di anni di evoluzione intorno a questo tipo di formaggi che vengono dalla capra o dalla pecora. Poi quasi mai le capre e le pecore sono di allevamento intensivo e quindi c'è anche il discorso etico. E quindi questa caseina difficilmente crea intolleranza, quindi sempre preferire questi qua per vari motivi. Poi dopo, allora, ho preso le uova. Qua c'è scritto uova grandi allevate a terra prodotte in Italia. E cosa si nasconde dietro questa etichetta? Allora, quando comprate le uova, sempre con rispetto, le aprite. Aprite, poi qua tra l'altro hanno messo sia la carta che la plastica. Cioè, ma è inutile fare la raccolta differenziata, dovreste smettere di produrre di produrre e imballare prodotti in questo modo qua. Allora, io vado a prendere l'uovo e il primo codice che c'è sopra è il primo numero, scusate, è il 2. Allora, il 2 vuol dire che sono allevate a terra, sì, ma dentro edifici chiusi. Quindi queste galline non vedono la luce del sole e uno pensa che qua ci sia la vitamina B12, ma che vitamina B12 ci può essere in una gallina che non ha mai visto, che non ha mai avuto la possibilità di razzolare a terra? La vitamina B12 appartiene ai batteri, prodotta da dei batteri, quindi è nello sporco, quindi gli animali e le mucche che vivono liberi al pascolo assumono questa vitamina B12, loro non la sintetizzano, quindi poi chi mangia quei derivati a sua volta assume la vitamina B12, ma questi animali qua la vitamina B12 non ce l'hanno perché mangiano il mangime. Allora, poi ho preso queste bio castagne della Noberasco. I prodotti della Noberasco costano un occhio della testa. Di solito dentro qua c'è l'anidride solforosa usata come conservante, a volte si produce anche naturalmente, però in genere viene aggiunta. Io amo tantissimo le castagne perché le considero una fonte di carboidrati veramente valida a lenta cessione perché contengono tantissimi sali minerali, fanno veramente molto bene. Vediamo qua se ci hanno schiaffato l'anidride solforosa, castagne biologiche. No, ok, quindi brava Noberasco, ma sappiamo che questa ditta lavora molto bene, ha dei prezzi un po' alti, però vale molto. Poi ho trovato questi qui della misura. Allora, sopra c'è scritto cereali semi di zucca con farina di tipo 2 da filiera italiana, ricchi di manganese, 100% raccolta certificata della carta, penso che sia riciclata, eccetera. Qua un sacco di certificazioni che poi non ci sono, sono solo dichiarazioni sull'etichetta. Contribuisci anche tu, filiera italiana, senza aromi, solo aromi naturali, senza olio di palma, con farina di tipo 2 e farina di riso integrale. La farina di tipo 2 e la farina di riso integrale vanno evitate come la peste se non sono biologiche, perché i pesticidi, il glifosato, che è un erbicida, si accumulano tutte lì e quindi è meglio prendere quelli raffinati, paradossalmente, anche se poi hanno degli altri risvolti, ma se ben contestualizzati non ci fanno male. Quindi qui alla fine c'è la farina integrale, farina tipo 2, quindi ovviamente sono finiti dentro anche presumo, tutti i pesticidi. Poi dipende da dove è stato coltivato il grano. Vediamo se c'è scritto qua.
dove è stato coltivato, perché se è coltivato in alcune zone dell'Italia sappiamo che lì non usano questi pesticidi. Allora, farina di grano tè, no, non c'è scritto, e poi no, non c'è scritto da dove viene, questo non è tanto serio. E allora, abbiamo, scusate che sono ceccata, farina di grano tenero tipo 2, olio di girasole. Allora, questi prodotti da forno dovrebbero avere o l'olio extravergine di oliva, scusate, oppure l'olio di girasole altoleico, che è una qualità molto superiore, che ha un punto di fumo alto e quindi sopporta le cotture e non si deteriora e quindi non diventa una tossina. Invece qua hanno messo quello normale. Quindi state bene sempre attenti a che tipo di olio usano per la vostra salute. Poi ci sono tutte le farine, i semi, i fiocchi d'avena. Per quanto riguarda poi hanno messo il lievito di birra, che è un lievito naturale, però si vede che non bastava e poi ci hanno schiaffato dentro il lievito, quello di origine chimica. Ma scusa, non è sufficiente il lievito di birra? Cioè, metti o uno o l'altro. E poi alla fine, sì, è vero, ci sono gli aromi naturali, bene, dai, è già qualcosa. Quindi ha un sacco di difetti questo prodotto qua. Sugli scaffali trovate anche quelli, magari costano anche un po' di più, che non hanno tutti quei difetti. Quindi tanti mi dicono: ma critichi tutto, non si può mangiare niente. No, io qui ho fatto la spesa a caso, quindi non è che ho scelto i prodotti, no. E poi, ovviamente, sullo scaffale ci sono anche gli altri. Allora, prendetevi la briga di leggere una volta e poi prendete sempre quello, andate sul sicuro. Questi qui Fitness Nestlé li ho adocchiati perché qui c'è scritto: allora, la Cristina Chirichella, che è un capitano di pallavolo, li sponsorizza, quindi io mi fido di questa ragazza sportiva. Solo aromi naturali, cereali integrali, ingrediente numero uno. Anche qua cereali integrali pieni di pesticidi, assolutamente no, almeno che non siano biologici. Qui vediamo che cosa c'è dentro. Allora, farina integrale, sciroppo di glucosio, quindi c'è un sacco di zucchero, sciroppo di zucchero invertito, quindi c'è un sacco di zucchero. Poi hanno messo anche l'umidificante, il glicerolo, sciroppo di sorbitolo, ragazzi, cioè è un concentrato di roba chimica. Come se non bastasse, ci hanno aggiunto anche il carbonato di calcio e le maltodestrine. Le maltodestrine poi, tra l'altro, creano anche parecchia fermentazione, sono degli zuccheri sostanzialmente che, secondo me, sono parificati allo zucchero. Tra l'altro, hanno scoperto che quando c'è la dicitura senza zucchero c'è la maltodestrina, ma ha un indice glicemico pari allo zucchero. E poi, sì, è vero, ci sono gli aromi naturali. Poi ovviamente ci hanno schiaffato la vitamina E, che a cosa serve la vitamina E? Tanto è un prodotto da forno, per cui figuriamoci, quella se n'è andata. Poi ci hanno schiaffato dentro il ferro, non si capisce da dove viene questo ferro, e la niacina, l'acido pantoteico, la riboflavina, la vitamina B6, insomma un sacco di vitamine sintetiche che poi vanno a creare nel nostro corpo un fabbisogno indotto in quanto si comportano proprio come un doping. Quindi se non c'è carenza la vanno a creare, quindi stiamo molto attenti a come usiamo gli integratori. Gli integratori vanno usati quando vengono fatte delle analisi, si vede una carenza e si capisce cosa ha causato questa carenza. Io non posso tamponare il sintomo, quel sintomo mi serve perché mi sta dicendo che a monte qualcosa non funziona, quindi devo fare delle indagini, devo sanare la situazione, altrimenti non solo non risolvo il problema, ma ne vado a creare anche un altro. Allora, Kyoene è una ditta che fa prodotti per vegani. Questo qui, ce n'erano parecchi, vegetali con broccoli e kale, che non so cosa sia, ricetta senza soia, fonte di proteine, bla bla bla. Allora, io ne ho preso uno solo, costano un occhio della testa. Dentro abbiamo i broccoli, l'olio di semi di girasole. Anche qua io voglio l'altoleico o voglio l'olio extravergine di oliva. Poi farina di grano tenero, glutine, acqua, amido, ecco anche amidi qua, quindi indice glicemico molto alto, farina di riso, proteine di pisello, cipolla, fibra di pisello, bla 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 bla, sorbato di potassio che è un conservante dannosissimo, e poi delle spezie, il sale, una roba paurosa, 1,5 grammi ogni 100 grammi.
e il limite massimo è già alto, uno 0,50, sarebbe meglio 0,40, 0,30. Alcuni prodotti mettono meno sale e utilizzano ingredienti di qualità più saporiti. Quindi questa marca qua, vediamo se ci sono gli aromi qua. No, gli aromi ce li hanno risparmiati. Quindi questo è un prodotto che già contiene olio cotto, olio che comunque non è olio nobile. Quindi alto oleico, girasole, alto oleico, oppure che costa molto di più, oppure classico olio extravergine di oliva. Non pretendiamo il burro chiarificato, vero? Perché questo è veramente troppo. Però poi andiamo a riscaldarli di nuovo nel microonde. Quindi quell'olio lima, che cosa è diventato? Non stiamo bene a mangiare queste cose, a meno che non. Troppa, troppa, troppa roba che non va bene. Ma poi io dico, ma cosa ci vuole a fare due polpettine con un po' di broccoli, un po' di spinaci, un po' di farina, un pizzico di sale? Al limite poi ve le preparate e le congelate e le tenete pronte all'uso. Ecco, io non sono tanto favorevole all'utilizzo del freezer, ma per, diciamo, situazioni estreme si può anche fare meglio di quelle cose lì. Bene, per questo video è tutto e noi ci vediamo presto in un altro video. Ciao!